ci voleva anche questa notizia, siccome oggi è una notizia importante per noi tifosi juventini. Ne è subentrata un'altra, di un'altra società, un altro aspetto, un altro avvocato, che si è messo contro, anche oggi, contro la Juventus. Ma ne parliamo dopo il video. Grazie dei commenti, grazie delle iscrizioni, grazie a tutti e soprattutto condividete questo video. Facciamo partire la video di sigla di apertura e poi ne parliamo. Allora, mi sono già seduto anche perché devo leggere, quindi essendo un pochettino anzianotto, tifoso juventino, devo un attimo sedermi e leggere con voi quello che sta succedendo in queste ultime ore. Ma chi poteva non mancare oggi, che non poteva mancare, un nuovo personaggio. Questo signore qua è un certo signor Lubrano, avvocato della Codacons e avvocato anche del Napoli, Maradona. Vuole la revoca dello scudetto del 2019. Nel 2019 noi abbiamo vinto lo scudetto e il Napoli è arrivato secondo. E questo signore simpaticissimo, perché chissà per quale motivo la Codacons arriva sempre nei momenti, sempre più per me, guarda, come gufi, no? Oppure come le pulci, non sai dove cazzo trovare, e tutto il punto in bianco la trovi e viene fuori. Ha rilasciato alcune dichiarazioni che andiamo a leggere prima dell'udienza di cosa è diventato. Andiamo a leggere. Allora, siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale di Appello nella parte in cui dice che la Juventus, col sistema plusvalenze, ha alterato la regolarità del campionato 2018-2021 dietro la Juventus. Questo per sorreggere il ricorso al TAR, presentato al TAR Lazio per la revoca dello scudetto del 2019 alla Juventus e all'assegnazione, chissà per quale motivo, al Napoli. Sulla base di questo principio, se è stato accertato che tu hai alterato le regolarità del campionato 2018-2019, si dovrebbe avere la revoca dello scudetto. Per questo abbiamo impugnato, dice sempre il signore, questo personaggio qua, impugnato la decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui, pur avendo accertato questa situazione, non ho ancora revocato lo scudetto 2019 alla Juventus. Ci mancava solo questo. Ma io sono orgoglioso, perché chissà per quale motivo, per quale motivo, chissà per quale motivo, casualmente le cose, le date e i pensieri, gli avvocati, i tifosi, tre, coincidono tutte. Coincidono tutte. Casualmente il Napoli ieri sera è uscito fuori dalla Champions League e casualmente poi il giorno dopo c'è, diciamo, il processo Juventus, la risposta di Conte per quanto riguarda la validazione e subentra chi? Chi è che subentra? Subentrano degli avvocati che difendono la Codacons, il Napoli e addirittura questo signore qua è responsabile per quanto riguarda Maradona di Napoli. Ma casualmente, proprio una cosa, proprio casualmente, loro escono dalla Champions League e loro giustamente devono tenersi un pochettino perché hanno già la rabbia addosso, capisco, capisco benissimo, però le cose sembrano quasi, quasi fatte apposta, quasi a regola d'arte. Io dico solamente una cosa, io non so quello che succederà oggi, ci mancherebbe perché, tra parentesi, può darsi che non succederà nulla, anche perché può darsi che fra 4-5 ore ci sarà l'uscita di tutti gli avvocati, quindi ci sarà una rimessa il giorno dopo, non si sa quando, se magari viene fatto ricorso ancora, non si sa ancora. Però la puntualità degli avvocati per quanto riguarda l'azienda e la zona partenopea è puntualissima. Adesso voglio revocare lo scudetto 2019 alla Juventus perché loro, non avendo ancora avuto notizie della sentenza, se viene dato oppure no la penalizzazione, per loro hanno già anticipato la cosa, sicuramente per essere, diciamo, tifosi, sicuramente del Napoli. Cos'è? Si mettono, diciamo, si creano il loro scudo. A questo punto, bene, perfetto, non esco a vincere la Champions League. E a questo punto voglio indietro il mio scudetto perché per le plusvalenze, che non c'è ancora una sentenza ufficiale, ma questo è il calcio italiano. E questa è la gravità del calcio italiano. E qui mi domando sempre, chiederò un giorno mentalmente, spero, le persone che lavorano nella Federazione Gioco Calcio, Sina Gravina o altre, comunque vada anche competenze esterne. Dove siete? Perché veramente se è così, in Italia, veramente, siamo messi, veramente. Male. Noi ci aggiorniamo anche perché nelle prossime ore avremo novità nuove per quanto riguarda il processo plusvalenze.
E ci aggiorniamo al prossimo video. Fino alla fine, forza Juve, e fino alla fine noi contro tutta questa roba, veramente. Mi viene veramente molto da sorridere. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.